Terzo minuto, è il Catanzaro che segna con Musella. C'è una fuga sulla destra di Lorenzo che crossa e Musella lesto in sacco. 9 minuti dopo la risposta del Padova. Graziani crossa, Boito passa di testa a Coppola che pareggia. Il gol della vittoria per il Padova giunge al 30° del secondo tempo. Cross di Trevisanello, Cerilli di testa, rete. 2-1 per il Padova che tira un sospirone dopo la batosta della prima partita di campionato. Peccato per il Catanzaro, peccato anche non poter sentire e vedere il mister catanzarese Mario Corso. Non ha voluto saperne di microfoni e di telecamere. Per lui, e l'ha detto a denti stretti, il gol giallorosso è arrivato troppo presto. La sua compagine si è seduta lasciando campo libero al Padova. I biancoscudati di Sereni, dopo il gol del pareggio, sono dilagati, costringendo in difesa gli avversari. E questo, secondo me, è stato l'errore principale del Catanzaro, che resta, voglio sottolinearlo, una squadra che merita molto di più del risultato dello stadio Appiani. Per il Padova la vicinanza della Basilica di Sant'Antonio ha fatto il miracolo, la vittoria c'è stata e il debutto fra gli spalti di casa non poteva quindi essere migliore. La partita è stata molto tesa con l'inizio tutto del Catanzaro, forse i biancoscudati studiavano gli avversari che tutto sommato l'anno scorso tiravano calci in Serie A, mentre i padroni di casa si davano da fare in Serie C. Poi, come si è detto, dopo il pareggio, il Padova, che sembrava spento, si è rinfrancato e ha messo in piedi un bel gioco di manovra, costringendo il Catanzaro quasi sempre nella sua area. Un vero e proprio forcing sui giallorossi, continuato anche nella ripresa. Dopo il raddoppio dei biancoscudati, a 15 minuti dalla fine, il Catanzaro di Mister Corso ha tentato di reagire, ma stanchezza e forse un pochino di mancanza di fantasia hanno fatto sconfinare il gioco nel ruvido, con qualche scorrettezza che onestamente c'è stata anche da parte padovana. L'arbitro, il signor Baldi di Roma, si è dimostrato ben al di sotto di quanto si possa richiedere a un direttore di gara di serie cadetta. Se ci fosse da dargli un voto, sarebbe al massimo un 4,5. Troppa l'indecisione, troppa l'incertezza, troppo poca autorità. Il risultato, tanto per concludere, di questa seconda partita di campionato rende relativamente fede alla dinamica dell'incontro. Il neopromosso Padova ha manovrato con lucidità, quella lucidità che invece è mancata al Catanzaro. Al termine della partita, Giorgio Sereni, allenatore del Padova, ha tirato un bel sospiro di sollievo. Sì, sembrava che non dovesse finire mai quest'incubo dopo le discrete prove di gioco, le discrete prove che si erano offerte in altre circostanze, non ultimo quella di Arezzo, che sembrava poter far diventare un calvario questo nostro campionato. Oggi c'è stata una buona prestazione e siamo usciti da questa impasse, penso con una convinzione maggiore di saper fare quello che abbiamo fatto oggi. I primi 12 minuti sembrava una squadra spenta, senza fantasia, proprio accovacciata su se stessa. Poi c'è stato il gol e quindi è emersa quella squadra simpatica che è il Padova. Ma insomma, diciamo che probabilmente eravamo ancora scioccati dai vari errori che avevamo commesso in Coppa Italia e domenica scorsa ad Arezzo. La squadra si muoveva un pochino timorosa, convinta di avere di fronte un Catanzaro eccezionale. Il momento che si è convinta ad attaccarlo, che si è convinta a morderlo, ha capito che si poteva anche metterlo sotto e ce l'ha messa tutta e ci è riuscita. Quindi la squadra è caricata per il prossimo appuntamento dove? A Como. Sarà una dura battaglia, però ci andremo più convinti sicuramente. Auguri. Grazie.